Signori, signori miei, con questa strumentale un po' triste e malinconica, bentornati sul mio canale. E perché questa strumentale triste e un po' malinconica? Perché questo è un video un po' sentito, che viene dal cuore, proprio dal profondo del mio animo, dato che io ne ho uno. Oggi sono qui per parlarvi di domani. Ma signori, non è la canzone degli articolo 31, ma domani, signori, 20 febbraio 2017, alle ore 14:30, uscirà finalmente il benedetto, l'aspettatissimo, l'hypato video del fottuto milione. Prima di iniziare il video però, signori, lasciatemi un like, un commento, e nei commenti scrivetemi cosa sarà secondo voi questo fantastico video del milione. E perché sto facendo questo video per annunciarvelo? Perché a parte che vi ho rotto il cazzo su Instagram nelle ultime due settimane che dividevano il ho girato il video fino al esce, vi ho fatto vedere gli ospiti, vi ho fatto vedere le macchine, vi ho fatto vedere la location, vi ho fatto vedere il trailer, ma manca sto benedetto video. Tutti hanno detto: oh Adrian, fai schifo, è una canzone, lo so, fai una trappata di merda, sei veramente un cancro. E io non ho risposto, perché io comunque voglio togliere il oh mio Dio ha fatto una canzone. Quindi io non vi dico che non ho fatto una canzone, potrei benissimo aver fatto una canzone. Quello che vi posso dire è che il video dura 4 minuti, quindi potrebbe essere benissimo una canzone, potrebbe essere benissimo un corto, potrebbe essere benissimo appunto una canzone, potrebbe essere benissimo un vlog di 4 minuti in cui parlo della situazione politica in Colombia, potrebbe essere qualsiasi cosa. In realtà una persona su Instagram, quando l'ho chiesto, l'ha indovinato, non so in che modo, però l'ha indovinato: è una talpa fottuta. Quindi io non vi tolgo l'hype su niente, io vi dico solamente che domani esce questo video, che spero voi apprezziate. Non scrivete commenti del genere: Dread, uno speciale del milione di 4 minuti, che schifo. Dovete sapere che i video virali durano poco, dato che questo io volevo che fosse un video virale. Non può durare 12 giorni, ma dura 4 minuti, però dietro ci sono 10 ore di registrazione, un'organizzazione di un mese, perché io questo video l'ho pensato il 29 dicembre, e ho dovuto contattare tipo 10 webstar e infilarle tutte nello stesso giorno allo stesso posto, che posso assicurarvi che voi potete essere pure dei detective della CIA, ma non avrete mai fatto una cosa così complicata come unire in un posto nello stesso giorno allo stesso orario 10 webstar. È impossibile, cioè se mia madre mi chiama per il pranzo, io comunque arrivo mezz'ora dopo, e anche stando nella stessa casa magari, capito? Ora che non viviamo insieme magari è un po' più complicato, però quando viviamo insieme, se mi chiamava per il pranzo, comunque le dicevo: parla col mio manager. Quindi io spero vivamente che il mio lavoro, che quello di tutti quelli che hanno partecipato, di tutti quelli che mi hanno aiutato, di tutti quelli che hanno fatto il video, sia apprezzato. Questo video lo volevo usare anche come, diciamo, ringraziamento, no? Per tutti voi. Perché io un video del milione l'avevo fatto, ma era quello del in cui vedevo le clip di tutti gli altri che mi facevano i complimenti, e quello è un video, diciamo, molto extra. Però così parlando faccia a faccia, volevo ringraziare anche voi, perché voi non potete mandarvi un video di ringraziamento per il milione, non potete farlo. Cioè potete, però sarebbe difficile fare un video montaggio di 1 milione di persone. Quindi in questo video faccia a faccia io volevo anche ringraziare voi, volevo ringraziare tutti quelli che ci sono sempre stati, volevo ringraziare tutti quelli che ci sono stati e poi se ne sono andati, ringrazio anche quelli che sono appena arrivati e quelli che arriveranno, perché spero ne arriveranno altri, ma soprattutto ringrazio tantissimo tutti quelli che hanno fatto finta di esserci per tanto tempo, che però quando vanno via ti danno quella spinta in più, come gli hater, no? Gli hater della vita ti danno quella spinta in più per dire: ehi, ma io sono sempre io, nel senso. Quindi ringrazio veramente tutti, dai buoni ai cattivi, ai stronzi, agli infami, a tutti quelli che mi seguono dal 2011 fino ad oggi. Ormai il milione l'abbiamo superato, abbiamo raggiunto questo traguardo. Io dico sempre: abbiamo. Ovviamente io ho sempre detto che il merito non è tutto vostro, come il merito non è tutto mio. Io odio, lo odio proprio chi dice: senza i miei fan non sarei stato nessuno. Ma la domanda è: senza di te, i fan di chi sarebbero fan? Quindi non è un 50-50, non è un 100-100. E ovviamente chi guarda i video ha sempre una parte importante, però è anche sbagliato sminuire se stessi. E io non voglio sminuire quello che ho fatto, perché tutti quelli che dicono: è una cazzata, fa un youtuber, ma perché va in miniera? E io gli voglio dire: guarda che comunque il minatore non è uno dei lavori base della vita in Italia, almeno. Cioè a me mi fa ridere che dice tipo: ma i fabbri, gli agricoltori, gli operai, le segretarie, quelli che lavorano al Mac fanno una vita peggiore di te, E io gli vorrei dire: mi dispiace, cioè non è colpa mia. Che cazzo è colpa mia, scusa, Allora adesso chiudo YouTube e vado al Mac a lavorare al McDonald's, così faccio il commesso al McDonald's, dico: salve, cosa vuole? Me dai un cheeseburger? Lo vuole con cancro o senza? Vendo cancro alla gente, preferisco vendere del cancro alla gente. Perché voi quando andate al McDonald's sono sicurissimo che stringete la mano a chi va a dare il panino e gli dite: bravo, tu sì che sei un vero lavoratore, l'Italia va avanti anche grazie a te. Quindi non fate finti buonisti, per favore, che è veramente brutta come cosa. Ma torniamo al discorso
del video. Ovviamente questo video non durerà millenni dei secoli, è semplicemente un video per dirvi che uscirà questo video domani alle 14.30. Attivate le notifichine, pusher. Ve lo dirò comunque su Instagram, ve lo dirò ovunque. Spero che YouTube domani non faili con le notifiche. Come ho detto, ringrazio tutti quanti. Come sapete, ho passato un periodo un po' giù. Sto cercando di ritirarmi su piano piano. Non riesco a fare 2 video al giorno per ora, perché non ho neanche tante idee, sinceramente. Dovrei ricominciare a fare gameplay, evidentemente. Però il PC fisso mi si è rotto e non posso fare le mod di GTA. COD fa schifo. FIFA. Volevo tornare anche a fare un po' di giochi indie, come facevo con Super Meat Boy, Cold Bad Kingdom, tutte queste cose. Quindi magari troverò qualcosa del genere. Uscirà Outlast 2, farò Outlast 2. Lo faranno Gabbo, Mike Shosha e Joker, Ciccio Gamer. Lo faccio pure io. Non frega un cazzo. Lo faccio pure io. Farò diverso. Vi giuro che farò Outlast 2 in modo diverso, come non l'avete mai visto. E già lo so come farlo, perché io sono fottutamente avanti. Quindi signori, io spero che il video di domani vi piaccia, vi intrattenga, vi faccia fare una risata, vi faccia ridere, vi faccia sorridere, vi faccia passare un boh 5 minuti d'allegria in mezzo allo studio, in mezzo al lavoro, in pausa pranzo, dopo i Simpson, quando cazzo vi pare. È un video a cui punto molto per il semplice motivo che ci ho speso tanto tempo, tante idee. Lo dico solo che l'ho dovuto cambiare 3 volte. Una perché pioveva, ho dovuto cambiare tutta la fottuta intro perché era fatta in modo fottutamente diverso, grazie. Poi sono arrivato lì a fare il video, mancava un personaggio che non vi dico chi è, e l'ho dovuto sostituire. Comunque nel video ho voluto mettere chi conosco su YouTube, non ho messo gente a caso. Tutti quelli che vedete nel video sono miei amici. Tanto gli ospiti ormai li sapete tutti quanti perché ve li ho spoilerati. Non scrivete my mates, c'è Sasha. Comunque, ma gli Illuminati? Non ho un rapporto così stretto con gli Illuminati come ce l'ho con tutti quelli del video. Ma Favij è un cancro per te, per cioè 3 milioni e mezzo di persone che lo seguono, e poi amico mio. Avevo chiesto anche ad altre persone tipo Rovazzi e The Show, però purtroppo hanno altri impegni che, ovviamente, essendo un giorno solo della settimana, è veramente difficile inserire tutti. Quindi ci sa che 2 persone non ci potevano essere, però li ringrazio lo stesso per la disponibilità. Quindi signori, niente, domani uscirà questo video, guardatevelo. Vi mando tanti cuoricini. Questo video non so quanto è durato, ho parlato 13 minuti, ma in realtà ne durerà 7-8 massimo. Niente, sono molto felice, finalmente. È un peso che proprio lega. Cioè, fino a domani ci avrò l'ansia. Cioè, fra 23 ore esce, perché sono le 3.40 del 19, quindi fra 23 ore esce. Quindi è veramente una cosa ansiosa, non potete non potete capire quanto. Comunque, noi ci vediamo domani con il fottuto video dell'anno. Lo metterò in primo piano dappertutto, leverò le fac, leverò il Draw My Life sotto. Questo video io spero che sia il più visualizzato del canale in poco tempo. Io vi giuro che se questo video non va in tendenza, vado nella sede di Google, ma non Italia, international Google. Vado lì, mi tolgo le mutande, prendo una segretaria. Forse queste cose non posso dirle in un video. Vabbè, comunque, noi sentiamo domani. Mi raccomando, lasciate un like, scrivetemi nei commenti secondo voi cosa sarà questo video, e scrivetemi anche qual è stato il vostro periodo preferito sul canale. E niente, ci vediamo domani. Bella.